Elena, insegnaci tutto quello che sai per migliorare l'abilità nell'arrampicata. Nel mio caso è impossibile, ci ho provato una volta, abbandonata l'idea. Sicuramente praticando, ma anche considerando alcuni piccoli suggerimenti. Il primo è quello di dosare le energie, perché quando ci approcciamo a una parete, generalmente dopo due o tre appoggi, sicuramente ci siamo quasi esauriti. Quindi, innanzitutto, cercare di ricordarci che un tiro è abbastanza lungo, cioè una parete è abbastanza lunga, e appunto dobbiamo distribuire le nostre energie. Secondo consiglio, non sempre così scontato, magari più semplice se siamo dei bambini e non più in età adulta, è quello di sfruttare tutti i piani motori, quindi non solo il piano frontale, scalare frontale la parete, ma al tempo stesso giocare ad esempio sul piano sagittale o comunque su tutti gli altri piani. È un gioco, quindi dobbiamo affrontare la parete nella maniera più creativa, più divertente, con l'idea appunto di andare sempre più su. E poi appunto valorizzare le prese, perché magari noi tendiamo a considerare sempre gli appigli, le prese più grosse, e tendiamo invece a prendere meno in considerazione quelle più piccole o comunque quelle che non ci saltano subito all'occhio. Ultimo ma non ultimo, spostare sempre prima i piedi, quindi avere sempre un buon appoggio di piedi per poi spostare le mani. Proprio perché gli arti superiori hanno una forza che si esaurisce molto più rapidamente rispetto a quella degli arti inferiori. Quindi i suggerimenti sono tanti, i consigli base che darei sono proprio questi. E poi ultimo ma non ultimo, guardare, cioè osservare. Osservare una nuova presa, inventarsi. L'arrampicata sportiva è molto anche creatività.